L'equo compenso va distribuito a tutti i professionisti. L'equo compenso deve essere distribuito a tutti i professionisti, anche perché con questa nostra manifestazione vogliamo far sentire la nostra voce a tutela della collettività. Compensare correttamente un professionista vuol dire avere un buon progetto, una buona assistenza nel caso riguardi la parte fiscale, una buona cura nel caso riguardi un medico. Il fatto di poter avere un compenso che tenga conto anche della responsabilità che si assume un professionista in ogni atto professionale equivale a dare una garanzia di riuscita a quello che è la progettualità del nostro sistema paese. Non c'è un confine troppo labile tra la liberalizzazione, cioè liberalizzare e tutelare gli interessi di una categoria professionale? Diciamo che una liberalizzazione eccessiva non porta dei vantaggi, anzi noi dobbiamo iniziare a esportare diritti, a pensare ad avere dei diritti e il giusto compenso, l'equo compenso consente a chi svolge un'attività professionale con assunzione di responsabilità di vedere giustamente compensato anche questa azione che non vede soltanto il tempo nello svolgimento della professione ma soprattutto vede l'attività dell'ingegno e un'assunzione di responsabilità in proprio e dirette. Per la prima volta tutte le professioni stanno insieme, sono unite in questa battaglia. Come mai questo cambio di paradigma? Questo è l'elemento essenziale, abbiamo capito che insieme possiamo fare qualche cosa, le divisioni non vanno neanche in quello che è l'interesse del Paese, noi dobbiamo essere uniti proprio perché con le proprie peculiarità ogni professione contribuisce e ha contribuito a raggiungere il benessere attuale che dobbiamo continuare a portare avanti. È ovvio che la professione che rappresenta oggi il ceto medio del nostro tessuto sociale deve essere tenuta in grande considerazione perché consente anche attraverso l'attività degli studi professionali prosperità ai collaboratori di questi studi.